Bella regà, come state? Dai. Allora, stamattina vi volevo parlare un attimo dell'ipertrofia, la verità sull'ipertrofia. Mi sono appuntato tutto e mentre vi leggo vi spiego anche. Mi piace scrivere nero su bianco. Allora, tanto per cominciare, che cos'è l'ipertrofia, ragazzi? L'ipertrofia è la crescita muscolare, l'aumento della cellula stessa o l'aumento della massa muscolare. In poche parole, il muscolo diventa più grosso, ok? Le fibre diventano più grosse in base anche alla forza. Più aumentate di forza, più il muscolo si ingrossa o si dovrebbe ingrossare. La verità sull'ipertrofia, ragazzi, specifichiamo bene. Se si vuole aumentare la fibra muscolare, la prima cosa da fare quando si esegue un esercizio è di rallentare il movimento, ragazzi, farlo lento e controllato. Quindi, in poche parole, dovete dare enfasi sull'eccentrica, eccentrica lenta, oppure concentrica veloce, eccentrica lenta. E in questo metodo si è riscontrato una produzione migliore di ipertrofia funzionale. Ok, ragazzi, quindi in poche parole dovete dare enfasi soprattutto sull'eccentrica, la negativa, scendere, trattenere 6, 8, 10 secondi e poi ripartite bam, 6, 8, 10 secondi e poi ripartite bam, eccetera. Per sviluppare ipertrofia, mi fanno sempre questa domanda, per sviluppare l'ipertrofia, qual è il metodo migliore? Pesi o corpo libero? Allora ragazzi, qui sfatiamo un po' il mito. I muscoli, vi ricordo sempre che i muscoli non hanno la capacità di riconoscere se stanno sollevando un peso, un elastico o una molla. In poche parole, non riconoscono il tipo di resistenza al movimento. E questo ve lo dovete mettere bene in testa. Quindi, non saprà mai riconoscere un muscolo se voi state sollevando un peso, un elastico, una molla. È indifferente. Non è quello a sviluppare l'ipertrofia, ragazzi. Quindi per sviluppare l'ipertrofia muscolare non è ciò che sollevate, ma è come fate quel determinato esercizio o movenza. In poche parole, per innescare l'ipertrofia bisogna produrre una resistenza che causi affaticamento a lungo termine. Il cosiddetto tempo sotto tensione, quello che vi ho spiegato un po' di tempo fa e vi ho fatto vedere anche in un programma di allenamento, ok? Il metodo TUT o lo Slow Movement o il metodo ISO e altri programmi, eccetera. Quindi, in poche parole, possiamo avere ipertrofia con o senza pesi, ragazzi. Ok? Questo ve lo dovete mettere bene in testa. Quindi, io posso sviluppare ipertrofia anche a corpo libero, a patto che voi vi sapete allenare adeguatamente incentrando l'obiettivo. Oggi mi voglio allenare sull'ipertrofia? Ci sta questo sistema. Oggi mi voglio allenare nelle performance? Ci sta quest'altro sistema. Ok? Nella funzionalità, eccetera. Quindi il punto è, l'allenamento per l'ipertrofia riguarda il tempo sotto tensione, il punto di affaticamento di una determinata ripetizione o più ripetizioni. Quindi il risultato è meno tempo sotto tensione, meno volume, meno ipertrofia. Più tempo sotto tensione, più volume, più ipertrofia. In poche parole, il tempo sotto tensione, ora ve lo spiego bene, quando per esempio fate una ripetizione, ok? Se ci mettete 2 secondi, 1 secondo a concluderla, quella non è ipertrofia. Quella è funzionalità, efficienza, che è ben diverso. Se voi una ripetizione ci mettete 6-8 secondi eccentrica e 6-8 secondi concentrica, oppure 6 secondi eccentrica e 3 secondi concentrica, quella per esempio è ipertrofia, ragazzi. Quindi in poche parole, più il vostro sforzo mantiene la tensione più a lungo possibile, e meglio è. Più il vostro muscolo sta sotto tensione per vari secondi, 30 secondi, 40 secondi, eccetera,
ok? E più sollecitate ipertrofia, andrete a innescare l'ipertrofia sollecitando le fibre interne, quelle più profonde. Ok, ragazzi? Quindi, in poche parole, ovviamente l'ipertrofia non è soltanto derivata dal metodo di allenamento, ma è derivato anche dalla genetica, somatotipo, ok, struttura genetica, o dalla dieta e alimentazione adeguata più di ogni altra cosa, ragazzi. Quindi, poi ci sono due tipi di ipertrofia, ipertrofia cosmetica e ipertrofia funzionale. Beh, io ho sempre optato per l'ipertrofia funzionale, ragazzi. Allora, vediamo un attimo, l'ipertrofia cosmetica, come la definiscono i preparatori di oltreoceano? È l'aumento di massa muscolare fine a se stessa, con l'obiettivo di salire sul palco esibendo un fisico muscoloso e definito, senza fini prestativi però, soltanto da statua. E fermi del... Quella che opto io è l'ipertrofia funzionale. Questo è stato sempre il mio approccio, è l'incremento di muscoli ai fini prestativi, vale a dire muscoli funzionali, efficienti, forti, veloci, potenti, agili, eccetera, ragazzi. Quindi, in poche parole, detto ciò, se volete sviluppare l'ipertrofia a corpo libero, si può fare, a patto che voi vi sappia allenare, ragazzi. Perché ora c'è sta scomito, no, tu i muscoli grandi, muscoli sviluppati, muscoli definiti soltanto con i pesi palestra, tutte stronzate. No, l'ipertrofia muscolare si può innescare con o senza pesi, ragazzi. Non ve lo scordate mai, io sono la prova. Ok, ragazzi? Quindi in poche parole, ricordatevi sempre, per sviluppare l'ipertrofia, il tempo sotto tensione. Lavorate il tempo sotto tensione di una determinata ripetizione o più ripetizioni. Più il vostro muscolo sta sotto tensione e più cresce. Ok, ragazzi, ovviamente con l'adeguato recupero, riposo e giusta alimentazione. Dai, raga, un saluto senza Giuseppe Workout e dai tutta. Let's go, baby.